Estate in Irpinia 2020, la ripartenza con un programma mirato alla riscoperta del territorio e del suo patrimonio artistico e ambientale dopo il lockdown. L'associazione Info Irpinia ha presentato stamani, attraverso la conferenza stampa tenutasi alla Casina del Principe di Avellino, un cartellone di quattro appuntamenti realizzati nel rispetto delle normative anti-Covid all'aperto nei luoghi simboli dell'Irpinia. Noi abbiamo voluto confermare questa manifestazione. Il vecchio programma lo abbiamo congelato e ne abbiamo realizzato uno totalmente nuovo che va nel rispetto di tutte le normative e nella possibilità appunto di rivedersi con le nuove regole. Faremo quattro tappe nell'Irpinia, diciamo più vivibile in questo momento, nel senso l'Irpinia, nelle zone di Irpinia più ad ampio raggio, come l'Altopiano dell'Aceno, la Piana del Dragone, la Valle Ufita e Verteglia, tutte zone montane, aperte, belle, dove si potrà respirare aria pulita e si potrà tranquillamente avere il distanziamento sociale, tutte tappe dove ci sarà il trekking fondamentalmente, quindi delle lunghe passeggiate insieme, aperte a tutti, ma ci sarà anche qualcosa di sfizioso come l'esperienza a cavallo, l'esperienza in bicicletta, quindi la possibilità di stare insieme seguendo le regole e vivere però ancora questo meraviglioso territorio. Qual è il messaggio che vuole lanciare dopo un periodo comunque molto difficile, dove comunque c'è ancora l'emergenza? Sì, il messaggio che noi intendiamo lanciare è proprio il messaggio di ripartiamo, ricominciamo questo cammino tutti insieme, non fermiamoci. Ecco, un messaggio di speranza, è questo che noi vorremmo trasmettere, perché al di là di tutte le norme che vanno sì rispettate, vogliamo non fermarci e vogliamo continuare a valorizzare il nostro meraviglioso territorio.